Parliamo adesso di questa splendida partita con il coach della Pro Persi, Fabrizio Zaino. Allora coach, la vedo particolarmente raggiante questa sera. No, giustamente positivo, perché è stata, come nelle previsioni, una battaglia sportiva contro una corazzata, perché sicuramente un organico di livello superiore, che ha giocato da livello superiore, perché arrivavano in fiducia dal fatto che ci avevano agganciati, dal fatto da altri fatti positivi, e l'hanno dimostrato sul campo con individualità che hanno giocato con grande spessore, e quindi bisogna essere per forza soddisfatti dopo una prestazione così. Il segreto, il motivo di questa vittoria? Ma allora, il primo è un grossissimo applauso a una cosa che io già conoscevo e sapevo, che è un gruppo di ragazze straordinario. Voglio dire, Catania stava giocando poco, è entrata e ha fatto subito il suo ruolo con grande spessore e con grande differenza, e non è così facile. Negroni è stata impiegata per Nicoli e ha diretto perfettamente la squadra, e non è così facile, non facendolo sempre, e chi è entrato ha fatto il suo, però ripeto, c'è uno spessore dentro questa partita che è notevole, quella è la soddisfazione. Un suo commento al tiebreak invece, quello è stato giocato punto a punto fino al 10 pari, poi secondo lei come mai ha vinto la sua squadra un 5-0? Guarda, viene facile fare un commento emotivo, poi ci sono situazioni tecniche che sono state durante tutta la partita, però ti assicuro che dentro poi c'era una squadra che difficilmente voleva mollare quel set, e un'altra che forse a un certo punto ha avuto qualche dubbio, però bisognava portarle lì. Poi c'erano situazioni tecniche anche, perché ripeto, noi eravamo sotto, a un certo punto la partita sembrava ben indirizzata e ci vuole uno spessore mentale e tecnico per ribaltarla come abbiamo fatto. Una vittoria che vi lancia ancora al secondo posto in classifica, un commento alla classifica? Allora, il commento alla classifica è questo, per quanto mi riguarda, che noi abbiamo vinto due partite contro una corazzata del genere, e questa soddisfazione ce la teniamo, è un diploma al merito e non ce lo ruba nessuno. Come ho detto altri tuoi colleghi, per quanto mi riguarda le classifiche si guardano dopo l'ultima partita di campionato e lì hanno un valore, tutto il resto è parziale, quindi non, niente di che. Però voi non avete solo il campionato, avete anche l'impegno di coppia con Rovereto, questo può essere un problema per il campionato o uno stimolo in più? No, questo è un problema per chi non fa queste partite qua, per come la penso io, nel senso che noi ci siamo guadagnati di arrivare al penultimo turno della Coppa, che è storico per questa società e non solo, e quindi faremo due partite adesso nel breve giro di 4-5 giorni, molto impegnative, però bellissime, perché è un traguardo, già farle è una cosa spettacolare e stupenda, e quindi noi siamo contenti di farlo. Chiaro che ci siamo preparati e vorrà dire un ulteriore sforzo, però niente di che, è una soddisfazione.